terrà il nome tutto un programma che dura 3 giorni, il Forum della Transizione Energetica promosso da Regione Abruzzo, Comune di Pescara e Fondazione Pescara Abruzzo con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica coordinato dalla Mirus, Rete 8 e il Centro Media Partner, relatori esperti ed eccezioni, tra i quali il ministro Cingolani e Giovannini per parlare di ambiente e sviluppo in un binomio possibile in Abruzzo, l'assessore regionale all'energia Nicola Campitelli. Sì, già il nome indica un po' la nostra terra madre, soprattutto in una prospettiva futura, quindi la terra che verrà è anche un po' un monito per noi e per le future generazioni. Oggi diamo il via al primo forum della transizione energetica nella nostra regione. La regione Abruzzo in questi 3 giorni sarà una vetrina per tutta l'Italia, ma anche a livello internazionale. Tratteremo argomenti molto molto urgenti come l'energia, la sostenibilità ambientale, i rifiuti, l'economia circolare, e lo faremo con i massimi esperti del settore, docenti universitari, ricercatori, imprenditori, ministri, sottosegretari, quindi in effetti l'Abruzzo come un laboratorio di idee. Grazie quindi a questi esperti, un parterre assolutamente trasversale, perché in effetti deve essere un evento, un'attività culturale di stimolo affinché tutti quanti noi possiamo essere parte attiva del futuro del nostro pianeta. Ecco, è possibile coniugare ambiente e sviluppo? Io credo che la Regione Abruzzo già sia un esempio dove in effetti convivono ambiente e industria. Siamo la regione verde d'Europa con 3 parchi nazionali e nello stesso tempo siamo una delle regioni più industrializzate d'Europa. E questo è un po' il giusto mix che dovremmo avere all'interno del nostro pensiero nel momento in cui affrontiamo il percorso della transizione ecologica e della transizione energetica. Tra i relatori, grazie a Francescato, WWF Italia. Tra l'altro, lei è un po' abruzzese. Sono molto abruzzese perché sono cittadina onoraria di Abateggio sulla Maiella e conosco la montagna madre veramente palmo a palmo, la amo moltissimo e conosco anche tanti borghi d'Abruzzo e poi Pescara ovviamente. Quindi sono molto contenta che si parli di sostenibilità proprio qui. Non deve essere un mantra, perché la prima volta che ne ho sentito parlare era, pensate, mezzo secolo fa a Stoccolma, alla prima conferenza su ambiente e sviluppo. Abbiamo accumulato un ritardo terrificante, quindi c'è il rischio che diventi finzione ecologica, però dobbiamo andare avanti. L'unica strada percorribile deve essere ambientale, ma anche sociale ed economica, quindi benissimo che anche gli industriali, che anche le aziende partecipino a questa avventura, che ovviamente non deve essere greenwashing. Alfonso Pecoraro Scagno, presidente Fondazione Univerdi e già ministro dell'Agricoltura, sottolinea l'importanza delle rinnovabili per rendere i paesi indipendenti dal punto di vista dell'energia. Si è fatto l'esempio del gas russo. Si può e si deve creare indipendenza energetica, lo possiamo fare. Se avessimo proseguito su quella strada, oggi l'Italia avrebbe ancora meno dipendenza dall'estero. Noi abbiamo il sole e il vento e abbiamo la tecnologia per trasformarlo in energia elettrica e anche per trasformarlo in idrogeno, quello che ci serve per la mobilità. Quindi lavoriamo in quella direzione. Poi sottolinea come sia particolarmente legato alla nostra regione. Io credo che l'Abruzzo è una delle regioni ecologiche del nostro paese, non fosse altro per i parchi, sono stato tante volte da cittadino turista, da ministro, adesso da docente di turismo sostenibile a Milano, a Roma e a Napoli, non posso che valorizzare sempre la grande bellezza naturale e il grande lavoro fatto per la conservazione in queste terre. Accolta all'Aurum dall'assessore regionale all'energia Campitelli, Vannia Gava, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la transizione ecologica, e dalla giornalista e conduttrice Monica Setta. Brevi, succinte, ma convenigliose le diagnosi del sottosegretario, a partire dagli errori passati, per esempio nella scelta del mix energetico italiano. È evidente che c'è stato un mix energetico sbagliato. Anche l'Europa, secondo me, ha parte di colpa, perché anche l'Europa comunque si trova in difficoltà. Per proseguire con un errore politicamente trasversale negli anni, essersi accontentati di un solo fornitore o quasi.
È chiaro che l'errore, tra l'altro più grosso, è stato fatto essere dipendenti per oltre un terzo da un fornitore. Ora, tra l'altro, faccio anche un esempio: noi siamo il secondo paese manufatturiero d'Europa, ma siamo dipendenti per oltre il 90% dall'estero. Adesso si corre ai ripari e si parte in settimana per l'Azerbaigian e l'Algeria. La settimana sarò lì, in Algeria ha già promesso un aumento appunto dell'apporto energetico. Ma si scommette anche su qualcosa che non ci aspettavamo proprio. Ma io credo che in realtà il nostro paese, anche per la situazione, per la posizione strategica che ha all'interno del mar Mediterraneo, possa veramente diventare l'hub dei gasdotti per l'Europa. Una notazione la merita anche la cosiddetta sindrome NIMBY. Non facciamoci prendere dalla sindrome NIMBY, perché se tutti quanti vogliamo l'energia pulita, l'energia bella, l'energia rinnovabile, ma dopo non possiamo dire e non vogliamo il pannello fotovoltaico e non vogliamo vedere a 12 miglia dalla costa la pala eolica che gira e non... quindi... E infine, per l'autunno, l'inverno che verrà, niente paura. Quanto riguarda il medio e lungo termine, ci stiamo lavorando, stiamo riempendo gli stoccaggi, quindi posso dire che non ci saranno problemi per il prossimo inverno perché siamo quasi al 50% del riempimento. Mobilità e trasporti sono stati temi al centro della seconda giornata di lavori del Forum Terra all'Aurum di Pescara. Tra gli ospiti anche Alessandro Morelli, viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. Quali sono i progetti messi in campo dal Ministero per rendere davvero i trasporti del nostro Paese sostenibili davvero? Innanzitutto la possibilità di cambiare mezzo, perché noi dobbiamo sempre ricordarci che l'80% dei trasporti in Italia ancora avvengono su gomma, quindi la possibilità, una vera cura del ferro per dare l'opportunità alle merci di essere trasportate appunto su ferrovia. Su questo FS, nel proprio piano industriale che è stato redatto in queste settimane, ha proprio focalizzato su indirizzo del governo importantissimi investimenti su merci Italia, l'azienda della holding che si occupa di questa materia. Non solo, dobbiamo ricordarci come ogni singolo comune, ogni singola amministrazione abbia una responsabilità e quindi noi abbiamo inteso responsabilizzare i sindaci attraverso il mobility manager, cioè una figura scelta dai sindaci che dovrà valutare qual è il miglior modo, le migliori modalità di mobilità, lasciando sempre la libertà per i nostri concittadini di scegliere qual è la mobilità che credono, quindi se andare con la propria vettura, con una mobilità sostenibile, quindi i nuovi modelli dal monopattino alla bicicletta, ma ribadendo che soprattutto il trasporto pubblico di massa è quello che all'interno delle città, delle medie e grandi città, deve essere rispettato e in maniera prioritaria avvantaggiato. Sul fronte della mobilità e dei trasporti, la Regione Abruzzo scommette su progetti che puntano soprattutto all'idrogeno per la riconversione del trasporto pubblico locale e per abbattere quel 30% di emissioni in atmosfera che sono imputabili proprio al settore dei trasporti, come ribadito anche dall'assessore regionale all'energia Nicola Campitelli durante il suo intervento. È un argomento molto sentito, che quindi proprio i trasporti, che giocherà da qui in avanti un ruolo cruciale in un'ottica della transizione energetica e della transizione ecologica, quindi sarà uno strumento per farci raggiungere ancora prima questi obiettivi nobili dettati anche dalla Comunità Europea. Quindi è ovvio che se consideriamo che il settore trasporti incide per il 30% delle emissioni di CO2 nel nostro paese, la decarbonizzazione deve iniziare proprio dalla mobilità. Quali sono i progetti messi in campo proprio per evitare di inquinare? E innanzitutto dovremmo puntare molto sulla mobilità sostenibile, quindi ridurre l'uso delle auto, favorire l'utilizzo del TPL, trasformare il TPL che oggi è ancora diesel magari in combustibile, quindi all'avanguardia, che oggi può essere il metano e domani dovrà essere l'idrogeno. Quindi questo già è un primo risultato. Noi poi come Regione Abruzzo stiamo mettendo in campo tantissimi progetti legati ad esempio all'idrogeno, stiamo cercando con un
progetto sperimentale con l'Università dell'Aquila a trasformare la rete ferroviaria Sulmona-L'Aquila da elettrico a idrogeno, e sarà il primo progetto sperimentale a livello nazionale, e tanti altri progetti proprio legati alla mobilità, ai trasporti, come strumento proprio per farci raggiungere prima gli obiettivi del Green Deal. Una domanda difficilissima, con un termine solo, quindi? E quindi bisogna andare avanti su questa strada con gradualità, realismo e rispetto per le persone, perché si dimentica troppo spesso l'aspetto sociale della transizione, che anche che il fatto che questa transizione deve diminuire le disuguaglianze sociali, non deve aumentarle. Si pensa di perdere dei posti di lavoro e di acquistarne degli altri, ma quelli che perdono il posto di lavoro non sono le stesse persone che li riacquistano di solito? No, beh, ci possono essere dei processi di riqualificazione della forza lavoro, cioè, però se abbandoniamo, come diceva il professor Cipollone, rapidamente l'industria del motore a scoppio, perdiamo da 1 milione a 2 milioni di posti di lavoro nel mondo e ne riacquisteremo 400-500 mila. Si può fare qualcosa subito? Ma certamente sì. Ma certo, il ragionamento che abbiamo fatto in questa tavola rotonda, diciamo, è un ragionamento da macrosistema, no? È chiaro che la transizione energetica è un processo lunghissimo, lungo, necessita di stabilizzare le tecnologie necessarie per poterla fare. È evidente che l'energia del futuro sarà non quella basata sul fossile, lo dice l'accordo di Parigi, lo dicono, diciamo, indicazioni e prescrizioni della comunità che sono ormai accreditate e credibili. Le transizioni, lei l'ha detto, quanto sono lunghe di solito? Le transizioni di sistemi economici e sociali durano anche secoli, le transizioni tecnologiche durano alcuni decenni, non meno di un secolo, quindi tutta questa fretta è spropositata, serve solo degli interessi economici dominanti. Per esempio quelli francesi, diceva? Delle imprese, cioè c'è il capitalismo, quello che la gente dimentica, sembra di vivere in un mondo, c'è il capitalismo, lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Ma tra pochi anni che si potrà ottenere? Pochi, nulla, nulla. Città sostenibili e benessere e qualità della vita sono i temi al centro degli interventi e delle tavole rotonde della terza e ultima giornata di lavori all'Aurum di Pescara per la prima edizione di Terra, il forum nazionale sulla transizione energetica. Ospite di punta della mattinata è stato Oscar Farinetti, imprenditore, fondatore di Italy e GreenPea, promotore di un nuovo modo di produrre e acquistare in maniera sostenibile, perché il cambiamento è necessario, oggi più che mai, in funzione di una crescita consapevole che consenta di invertire la rotta. La sostenibilità delle città passa anche attraverso un nuovo modo di immaginare il commercio, proprio come con il suo GreenPea? Sì, tanto passa attraverso l'instaurazione di nuovi sentimenti, dobbiamo cambiare completamente visione del consumo. Io sono contrario alla decrescita felice, perché la decrescita è sempre infelice, però sono a favore di una crescita consapevole, e noi che ci occupiamo di consumo, quindi siamo il centro di un modello sociale, perché il nostro modello sociale si chiama società dei consumi, dobbiamo essere i primi a convertire la nostra offerta con questi nuovi sentimenti nuovi. Non abbiamo più tempo per rimandare scelte che ormai non sono più rimandabili, allora cosa manca davvero per arrivare ad una piena sostenibilità? Perfino qualcuno che sostiene che ormai il tempo è scaduto. Il 90% degli scienziati ci dice che se non cambiamo modo di creare energia e di consumarla per realizzare prodotti e servizi da consumare, andremo a sbattere contro il muro, cioè finirà la vita umana su questo pianeta. Un bel terzo di questo 90% dice che siamo già fottuti, speriamo che abbiano ragione gli altri. Qui dobbiamo velocemente andare verso la sovranità energetica in Italia. Le grandi città si stanno impegnando, è molto interessante che Pescara abbia organizzato una cosa di questo tipo, ringrazio sia il dottor Russo che l'assessore, perché secondo me questo è un gran bel segnale, queste sono cose che possono servire proprio a modificare i sentimenti. Le grandi aziende energetiche italiane ci dicono che se gli togliamo un po' di burocrazia in 2 anni e mezzo ci portano all'80% di energia da fonti rinnovabili. Questo è un compito della politica che deve muovere la politica. Il compito nostro è poi utilizzare questa energia rinnovabile e per produrre prodotti senza packaging inquinanti, con dei trasporti leggeri, eccetera.
Poi bisogna piantare soltanto 1.000 miliardi di alberi nel mondo, ma è facile, noi italiani possiamo dare un bel contributo anche se abbiamo una terra molto piccola, ma soprattutto quello che dicevo prima, cambiare proprio il nostro rapporto col consumo, che non diventi solo più consumismo. Vedete, tutte le parole che finiscono con ismo, da buone diventano cattive, pensi a buono, che buonismo è brutto, consumo, consumismo. Dobbiamo togliere gli ismi e introdurre i ri. Rifare, riciclare, ripensare, ridisegnare. Il primo forum della transizione energetica Terra, con tanto di accento sulla A, a sottolineare che il problema della Terra è proprio se Terra e come Terra, si è concluso con la terza giornata dedicata alla città sostenibili e alla qualità della vita. Ma il tema dei temi resta l'energia e tutti gli interventi sono stati concordi, troppo sbagli nella strategia che ci ha portati ad avere un solo fornitore o quasi. È stata una grande riflessione che ha messo a nudo i grandi problemi che oggi ci sono su questi temi. Bisogna fare anche una riflessione, in alcuni casi pure autocritica, perché se oggi, dopo 2 anni di pandemia Covid e nel corso di questa guerra della crisi ucraina, scopriamo una serie di fragilità del nostro sistema di approvvigionamento energetico e del nostro sistema ambientale, evidentemente dobbiamo ripensare alcune delle scelte fatte. Con l'ambiente in primo piano nella giornata conclusiva, tavola rotonda con i 4 presidenti di altrettanti parchi abruzzesi, viene fuori poi anche un contrasto, quasi un ossimoro dalle nostre parti. Siamo una regione che ha una sua particolarità, siamo la regione verde d'Europa e nello stesso tempo una regione fortemente industrializzata, la regione nel sud, nel centro-sud è la regione più industrializzata. Questo che sembra una contraddizione è un ossimoro, è invece una realtà feconda e fruttuosa, ed è per questo che noi dall'Abruzzo vogliamo lanciare dei segnali importanti e di riflessione su questo tema, proprio perché pensiamo di avere anche le capacità e le esperienze per poter portare il nostro contributo. Il sottosegretario Gava per il futuro era stata chiara sugli effetti della cosiddetta sindrome IMBY, per cui la paleolica sì, ma non sotto casa mia. Che ne pensa il presidente della regione? Beh, troppo spesso ci sta l'incapacità, la scarsa volontà di assumere decisioni nella paura di scontentare qualcuno, e quando questo, diciamo, questa paura diventa parossistica, evidentemente non si prende alcuna decisione. Non esistono decisioni che mettono tutti d'accordo, bisogna sempre avere come stella polare l'interesse generale rispetto a quelli particolari. Se uno riesce a puntare all'interesse generale non si fa fermare, diciamo, da riflessioni più piccole.